Milano, 23 febbraio 2019, 3 punti che non erano scontati, perché l'interpretazione della partita nel primo tempo non mi è piaciuta e loro ci hanno messo in grande difficoltà. Nella ripresa ci siamo mossi di più, ma tanti meriti vanno anche a loro. È iniziata così l'analisi di Gattuso al termine del 3-0 del Milan contro la squadra di Joaquín, un successo che però dà continuità ai risultati dei rossoneri e rinnova l'entusiasmo nella corsa Champions, che oggi li vede di nuovo a meno 1 dall'Inter. Anche su questo però, l'allenatore del Milan resta cauto: mancano 13 partite e non ci possiamo permettere di guardare la classifica, è importante fare scelte giuste. Anche se qualche muso lungo c'è tra chi gioca meno, Gattuso parla di scelte e di conferme, citando Bakayoko, Paquetá e Kessié. Il centrocampista ivoriano, nel post partita, ha commentato così la prestazione della squadra: non so se quello contro l'Empoli sia stato il Milan migliore, ma continuiamo a fare quello che chiede il mister. E ad aver seguito i consigli di Gattuso c'è sicuramente Bakayoko, al quale l'allenatore rossonero ha riservato parole di stima. Il calcio è bello perché ti riabilita in fretta. Lui all'inizio veniva fischiato e oggi stringe i denti, entra in campo e si prende gli applausi. A proposito del centrocampista francese, la situazione col Chelsea è sotto la lente di ingrandimento, dopo la stangata che il club inglese ha incassato dall'UEFA, perché i Blues, in virtù del blocco del mercato in entrata, non potranno tesserare alcun giocatore fino alla sessione estiva del 2020, e per questo il rischio che richiamino il francese non è del tutto escluso, ma allo stesso tempo poco probabile, in ragione dell'accordo che esiste già tra i club. Un ostacolo per i rossoneri invece potrebbe essere rappresentato dal prezzo, perché sotto questo aspetto, uno sconto rispetto ai 35 milioni di euro sembra impossibile. Tra le incertezze di mercato però, la certezza di ieri si chiama Andrea Conti. Dopo 18 mesi dall'ultima partita da titolare, il terzino è partito dal primo minuto, consegnando a compagni e allenatore una prestazione convincente, condita dall'assist per il 3-0. Insomma, per il cammino verso il quarto posto, Gattuso sembra trovare un tassello ogni volta che la squadra scende in campo.